Ciao! Allora, oggi sono qui per fare il video tag Confessioni di una beauty guru barra vlogger. Per non sapere né leggere né scrivere, lo chiamiamo così, guru e vlogger. E niente, oggi siccome avevo un po' di tempo, cioè sono tipo le 10, le 11 di sera, e in televisione non c'è niente che mi attiri sinceramente, e ho deciso di fare questo video, anche perché non... Vuol dire, non, cioè faccio pochissimi video tag proprio perché un po' mi manca il tempo, un po' perché devo accroccare tutto, luci, eccetera, eccetera. E quindi niente, oggi ho deciso di farlo. Allora, perdonate se parlo pure un po' strana, ma mi è ritornata l'afta maledetta in bocca, sto crepando dal dolore. Comunque, chiudiamo questa parentesi e iniziamo. Allora, domanda number one. Quante ore impieghi a settimana? No, questo è bellissimo. Ho scritto quante ore impieghi a settimana impieghi? Cioè, ho sempre fatto questo errore di ripetere 60 volte una cosa. La distrazione. Allora, quante ore impieghi a settimana per filmare ed editare un video? O i tuoi video, insomma? Allora, dipende. Dipende perché se sono video tipo questi qui, video tag, ci metto pochissimo, neanche mezz'ora ad editarlo. Se invece è un video tutorial, ci perdo le giornate, davvero. Ci perdo le giornate perché con i video tutorial, sistema le luci, sistema la videocamera, poi io non registro i video in cameretta, ma nell'altra sala dove la mia sala video, la mia sala registrazioni. Quindi prendi tutti i prodotti, portali di là, truccati, eccetera, eccetera. Ha un casino. Quindi a me 2 o 3 ore per registrare un video mi partono. E per editare un video, anche se voglio fare una cosa particolare, mi ci vogliono almeno 2 o 3 ore di montaggio. Più il salvataggio a parte, perché alcune volte il mio programma di editing fa storie, non so perché mi blocca proprio certe scene, me le blocca, rimango tipo, cioè cose davvero allucinanti. Poi domanda numero 2: sei una persona che spende o mette da parte? Allora, io cerco il più possibile di mettere da parte i miei risparmi, ma puntualmente arrivano delle esigenze, delle situazioni nel quale i miei risparmi vanno a farsi benedire, cioè ad esempio mi servono i soldi, non so neanche io, per qualcosa di urgente, che fai? Li devi prendere. E quindi i miei risparmi vanno a farsi benedire. Non sono una che sinceramente spende tanto in cavolate o cose del genere, non spendo neanche tanto in vestiti. Io era più di un anno che non andavo a comprarmi da vestire. E sono andata praticamente qualche tempo fa a comprarmi due paia di jeans, perché io sono una che si vestiva solamente da Terranova, perché da Terranova trovavo la taglia adatta a me. Adesso nella mia città Terranova l'hanno mandata via, cioè se n'è andata proprio, hanno aperto un negozio di prodotti biologici e quindi Terranova si trova in un'altra città un po' più lontana, sta a mezz'ora da dove abito io, anche un po' di più, quindi devo andare lì, è un po' un casino. Però, e comunque vabbè, tornando al punto, non sono una che spende tanto, ma preferisco più mettere da parte. Poi, quanto è più... che cosa ho scritto? Quando è più facile filmare per te? Allora, dipende, essendo disoccupata, tutta la giornata a mia disposizione, ma dipende cosa devo fare durante la giornata. Se ad esempio devo pulire casa, devo stirare i panni, devo stendere i panni, ho delle commissioni da fare, dipende come si inculca la giornata, insomma. Io preferirei filmare la mattina, perché la mattina c'è la luce naturale, bella, quella bella fredda, che permette di registrare bene dei video. E quindi io preferirei registrare la mattina, ma mi trovo il più a registrare nel tardo pomeriggio, quindi dalle 5 in poi. Ringraziando al cielo che ho queste luci, che sono una mano santa, che davvero grazie, le ho comprate, è stato il miglior investimento della mia vita quasi. Poi domanda numero 4:
cos'è che ti mette a tuo agio davanti alla videocamera? Allora, mi mette a mio agio davanti alla videocamera quando so che sono io e la videocamera, anche se è un po' stupida come ragionamento, perché poi questo video lo caricherò su un portale web che verrà visto da 1000-2000 persone. Però io sono a mio agio perché sono da sola. Se invece già qui c'era il mio fidanzato, o c'era mia mamma, o c'era un'amica, io già più mi sentivo, come dire, prevenuta nei sensi della videocamera, quindi facevo più fatica a parlare. Vi dicevo, sono a mio agio davanti alla telecamera quando siamo io e la videocamera, io e lei da sole, perché altrimenti non riuscirei proprio a parlare, a fare video, eccetera, eccetera. Poi, domanda numero 5, qual è la tua peggiore abitudine per quanto riguarda i trucchi e i capelli? Si sta scaricando la batteria, devo sbrigarmi, devo essere flash. Se si tratta di trucchi in senso ordinazioni, cioè ordine, eccetera, eccetera, sono una disordinata cronica. Infatti sul mio makeup table c'è il delirio totale. Se invece per quanto riguarda i tutorial, non saprei, non ne ho idea. Mentre per quanto riguarda i capelli è che certe volte sono così, una sciattona, non so proprio come sistemarmeli perché si sporcano molto facilmente e quindi non sai mai come accroccarli. Da oggi che ho un po' questa cipollotta con questo fiore azzeccato dentro. E vabbè. Poi domanda numero 6. Quanto impieghi per prepararti ogni giorno? Dipende, cioè, se devo andare a una cosa importante, che ne so, devo andare tipo in giro per uffici, per negozi, eccetera, eccetera, una mezz'oretta ce la spendo. Se invece si tratta di andare un attimo a fare la spesa, di andare un attimo, che ne so, in posta, mi tolgo il pigiama, yap, vado, cioè non è che vado nuda, mi tolgo il pigiama, mi metto i pantaloni, la maglietta e ciao, arrivederci. Quindi, infatti, oggi sono andata in giro per dottori, ospedali, cioè guardate, sto ridotta proprio come hanno cento, si dice dalle parti mie. Poi, domanda numero 7. Il tuo video preferito su YouTube? Oddio, io ne cioè, neanche li metto più i video tra i preferiti io. Però non ho un video preferito. Non saprei. Non c'è un video che ogni volta vado lì e lo rivedo 60 milioni di volte, no. Non saprei proprio, guarda, a questa domanda non so proprio cosa rispondere. Poi, un youtuber che segui e che si meriterebbe più iscrizioni di quanto di quelle che ha. Un'altra domanda difficile, perché io non lo so. Seguo diverse ragazze che secondo me meriterebbero più iscrizioni, ma adesso non mi vengono in mente. Cioè, dire che si meriterebbero più iscrizioni le ragazze che ho tra i canali amici sotto nella mia pagina di YouTube sarebbe scontato. Per quanto riguarda altre ragazze non saprei proprio, però cerco di farmi una lista casomai e ve la elenco qui, in modo insomma da indirizzarvi un po', perché sinceramente non mi viene proprio in mente. Poi mi devo anche sbrigare perché sta videocamera mi sta minacciando con la cosa rossa, eh. Poi, una cosa che ti rende particolarmente felice per il prossimo anno? Sinceramente niente, cioè vedendo proprio l'andazzo dei tempi, non ci sta proprio niente che mi rende felice, a meno che non arriva una notiziona bomba, proprio niente. Sto senza lavoro, non c'ho una lira. Qua si fa sempre più dura per campare, cioè non so proprio più neanche a cosa credere, a cosa aggrapparmi, quindi non c'è niente che mi rende felice per il prossimo futuro, sinceramente. Boh. Poi, il momento più strano mentre filmi. Ah, il momento più strano mentre filmo è quando io realizzo il tutorial, perché avendo una reflex non riesco mai a capire se sono a fuoco. E non avendo neanche un portatile, quindi per poterla collegare, è un problema perché io non riesco a vedere se sono a fuoco. Quindi magari mi sposto, mi faccio, al momento che mi sto facendo
facendo le labbra con lo specchietto la mattina non riesco a rendermi conto se sono a fuoco perché sono troppo presa dal fare le labbra perfette, cioè. Quindi è questa la cosa più strana. Poi la domanda numero 11. Quanto tempo ci vuole per prepararti per un video? Dipende. Se devo fare dei video tutorial, appunto ci metto il tempo detto prima. Se invece devo fare dei video così accroccati, cioè dei video tag, niente, perché sinceramente sto così da oggi con questa camicetta di jeans, la maglietta di Marilyn. Sto proprio scialla i pantaloni, sta conciatura un po' azzeccata, ecco, mi sono messa un po' di rossetto giusto per renderci un po' più carine. Poi, numero 12, stai indossando pantaloni, jeans, gonna o pigiama? Sto indossando i pantaloni neri di oggi, quindi niente pigiama, fra un po' me lo metterò. Poi, ultima domanda, di che cosa sei più orgogliosa della tua vita? Io in generale sono orgogliosa della mia vita, perché sono contenta della mia vita. Non c'è nulla che mi manchi, non mi pento di niente, sono orgogliosa di tutto ciò che ho fatto, perché tutto ciò che ho fatto comunque è servito a farmi crescere e a rendermi la persona che sono oggi. E io sinceramente sembrerò sfacciata, ma sono fiera di come sono oggi. Cioè, rivedendomi magari 5-6 anni fa, vedo Claudia, la ragazzina cicciona sfigata, che cioè davvero mi rivedo proprio una fallita tempo fa. Invece adesso io sono contenta della mia vita, sono contenta di tutti gli sbagli che ho fatto, delle scelte che ho fatto, giuste o sbagliate che siano. Sono contenta del mio percorso fatto, che sto facendo ancora su YouTube. Sono contenta davvero di tantissime cose, non mi pento di nulla e spero di andare avanti così. Però se proprio devo fare la smielata e tutto, devo dire che la cosa di cui più sono orgogliosa è del mio percorso qui, perché ho iniziato più di tre anni fa, sì. Non sapevo truccare, non avevo un pennello, cioè rendiamoci conto, non avevo un pennello. E invece grazie a questo percorso di YouTube ho capito cosa volevo fare, mi sono realizzata, ho capito che è questo che voglio fare nella mia vita, sono diventata una truccatrice, sono contenta di esserlo. Sono purtroppo triste perché non c'ho un lavoro, cioè non si lavora purtroppo, perché qui ci sarebbe da aprire un discorso a parte, ci sarebbe da fare un video a parte. Però sono davvero orgogliosa del mio percorso e di tutto ciò che mi sta capitando, cose belle e brutte, perché vi ho detto non mi pento di niente. E niente, questo qui era il video tag delle confessioni di una beauty guru o beauty vlogger, chiamiamolo come vogliamo. E niente, io che devo dirvi, spero insomma di avervi fatto un po' di compagnia. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dimenticavo, volevo ringraziarvi per tutte le iscrizioni e i commenti.